Chiara Ferragni, l'iconica influencer, è stata vista felice e raggiante a Capri in compagnia di Angelo Tropea, che pubblicamente chiama Maritino. Mentre il marito Fedez sembra essere sparito dai radar social, la Ferragni condivide ogni dettaglio del suo spensierato weekend tra i suggestivi faraglioni, circondata dagli amici più cari. Prima di continuare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. A Capri, Chiara sembra aver riscoperto una nuova versione di sé. Sorride, si diverte, canta, balla e posa in abiti succinti, mostrandosi al naturale con i capelli scompigliati dal vento e dalla salsedine. Questa versione autentica di Chiara sta riaccendendo l'affetto dei suoi follower, specialmente delle donne. Al suo fianco c'è Angelo Tropea, un amico di lunga data che la Ferragni chiama affettuosamente Maritino, già visto con lei anche a Forte dei Marmi. Curiosamente, l'anno scorso, il gruppo includeva anche Fabio Maria D'Amato, il manager che ha recentemente lasciato l'azienda di Chiara. In uno dei suoi post, Chiara scrive «Vorrei che fossi qui», mostrando un incantevole tramonto a Capri. Ma a chi sarà dedicata questa frase? I fan si scatenano nelle speculazioni. Potrebbe essere indirizzata a Tony F., con cui si vocifera di un flirt, o forse al medico ortopedico Andrea Bisciotti, con cui si dice stia frequentando. Intanto anche Angelo Tropea alimenta il mistero postando la stessa immagine, ma all'alba con la didascalia. Ti rivedrò quest'estate? Sul fronte Ferragnez i guai non mancano. Chiara è ancora coinvolta nello scandalo del Pandoro Gate e le vicissitudini giudiziarie continuano a perseguitarla. Anche Fedez non è da meno. Prima il pestaggio di Cristiano Iovino, ora, al centro di una querelle con Marcel Jacobs, l'atleta azzurro potrebbe affrontare un processo per diffamazione dopo aver accusato la società amministrata dalla madre di Fedez di negligenza. E mentre Fedez mantiene il silenzio sui social, si diffondono voci su un suo possibile ricovero, prontamente smentite dal San Raffaele. E che dire della nuova fiamma di Fedez, Garin Sautier? Pare si sia trattenuta a Milano più del previsto, forse per stare accanto al rapper, ma è recentemente ripartita per Parigi per impegni lavorativi. Ma la vera domanda è, cosa c'è dietro il sorriso di Chiara a Capri? È solo un momento di svago o c'è qualcosa di più? Aspettiamo le vostre opinioni nei commenti.